Grazie.
Gioca con te alla gloria, alla gioia e al paradiso.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce e cuore del mio Gesù. Dolce cuore di Maria, siamo la sorpresa dell'anima mia, chiamato e adorato in ogni momento, Santissimo e Benissimo Sacramento, chiamato e adorato in ogni momento, Santissimo e Benissimo Sacramento, chiamato e adorato in ogni momento, Santissimo e Benissimo Sacramento, comunione spirituale, Gesù amore, vieni tutto nel mio cuore. Gesù ti amo, nel mio cuore ti bramo. Gesù ti amo, nel mio cuore ti bramo. Dolce cuore di Gesù, dolce cuore di Maria, nel quarto mistero di dolore contempliamo il viaggio di Gesù verso il Calvario. Piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Chiamato e adorato in ogni momento. Dinanzi al tuo mansuetissimo cuore, caro Gesù, mi vergogno del mio così diverso dal tuo. Purtroppo, io a un'ombra, a un gesto, a una parola in contrario, mi inquieto e mi lamento. Perdona le mie impazienze e dammi grazia di imitare nell'avvenire e in qualunque contrarietà la tua inalterabile mansuetudine e così mantenere con tutti una costante pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce cuore del mio Gesù. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Colloquio tra Gesù e l'anima. O Gesù, ti prego di perdonare tutti i miei peccati e le mie miserie. Non mi vergogno della mia miseria, per questo ti chiedo la grazia di darmi la virtù dell'umiltà, di riconoscere quello che io sono e quello che tu sei. Gesù, ho molto peccato, però voglio ritornare ad essere tuo figlio.
ti chiedo la grazia di farmi avvicinare al sacramento della confessione e di farmi comprenderne il suo valore. Grazie Gesù, te lo chiedo oggi, mentre cammini per queste strade, mentre mi sei vicino, mentre mi guardi, mentre mi scruti, mentre sei nel mio cuore. Grazie Gesù. Sii amato e adorato in ogni momento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sii amato e adorato in ogni momento. Sii amato e adorato in ogni momento. Anche la fortezza con cui hai visto il mondo e il demonio e sei andato incontro alla sua. Io mi confondo nel vedere il tuo cuore tanto positivo, pieno di rispetto umano e così rigoroso di quello che possono dire tanto. Non sarà più così. Ma ti imploro la forza di combattere e vincere in terra per trionfare con le mie tutte in cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce il cuore del mio Gesù. Ti amato e adorato in ogni momento. Immacolata Concezione. Benedetta la sua santa Immacolata Concezione.
benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetti i nomi di Maria Vergine Madre. Benedetti i nomi di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe e suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe e suo castissimo sposo. Benedetto un momento. Santissimo e amato e adorato in ogni momento. E amato e adorato in ogni momento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Thank you.
Christi Christi eis, alleluia. Oremus Deus nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriae me reliquisti, tribe quae subus ita nosse corpus et sanguis tui sacra mystere venerari, ut redemptione sub vultum in nobis ut essentiamus, qui vivis regnas in saecula saeculorum. Thank you.
Gesù nel Santissimo Sacramento, sii amato e adorato in ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento, sii amato e adorato in ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento, sii amato e adorato in ogni momento, Gesù nel Santissimo Sacramento. Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose insieme e disse: tutti i comandi che hai dato il Signore, noi li seguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon mattino e costruì un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue, la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella, hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Seconda lettura, dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsi su quelli che sono contaminati li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai intervenuta la sua morte in redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata promessa. Parola di Dio. E vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza, perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta, là preparata per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Mentre mangiavano prese il pane e pronunciata la benedizione lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Ma siccome possiamo e dobbiamo fare sempre di più, tenendo presente la meta altissima davanti a noi e tenendo presenti anche gli esempi dei santi che sono come i primi della classe, abbiamo cominciato anche la tredicina di Sant'Antonio, qui avete una bella statua già esposta, ricorderete tra l'altro la devozione che questo santo ebbe per l'Eucaristia. Ecco, siccome abbiamo dinanzi agli occhi la meta altissima e abbiamo dinanzi agli occhi gli esempi dei santi, vogliamo prendere occasione da
questo giorno, da queste manifestazioni anche esterne, per crescere ancora di più. Crescere come da chi è già disposto in tal senso. Voglio dire, che cosa sarà il paradiso? Che cosa faremo lassù in cielo? Se non più o meno, dico più o meno, quello che abbiamo cercato di fare oggi, stasera, adesso. In effetti, lui è il centro e noi tutti attorno, dietro, accanto. E noi tutti dimentichi di ogni altra cosa terrena, materiale, transitoria, effimera, perché concentrati, perché calamitati da lui, quella sarà la vita eterna, orbene, 4 ore su 24, e eucaristica nel senso che noi stessi poi, a somiglianza sua e con la forza che lui ci dà, diventeremo dono d'amore. In questo modo ci prepareremo alla vita eterna, dove speriamo di ritrovarci tutti un giorno come oggi, stasera, siamo stati insieme attorno a Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Diciamo insieme, resta con noi, Signore. E comandò a lui di perpetuare l'offerta in sua memoria.
il suo corpo per noi immolato e così liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mistero della fede. Come per il battesimo lo hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli, San Marciano, San Rocco, San Francesco, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Agnello di Dio, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.